Tutti, o quasi tutti, desiderano diventare famosi. E questa affermazione non è mai stata così vera come nell'età dei social. Tutti, o quasi tutti, hanno la possibilità di diventare famosi. E anche questa affermazione non è mai stata così vera come nell'età dei social. Quello che molti non sanno, perché non l'hanno sperimentato, è che la fama non è necessariamente positiva. Anzi, è un oggetto da maneggiare con cura, perché può essere anche molto pericolosa. Questo è uno dei temi del film di cui vi voglio parlare oggi, Dream Scenario. Dream Scenario è un film del 2023 ed è chiaramente figlio della sua epoca. È un film infatti che riprende un'idea che negli anni 80 è diventata iconica, quella di un uomo che compare nei tuoi sogni senza che tu possa impedirglielo, senza che tu lo desideri. Quell'uomo negli anni 80 era Freddy Krueger, era Nightmare, e nel film c'è un omaggio diretto a Nightmare, quindi è un'affiliazione diretta, anche se questo film non è propriamente un horror, per quanto abbia delle scene horror. Oggi Freddy Krueger diventa Paul Matthews, il protagonista di questo film, un uomo comune, un perfetto signor nessuno, che compare insistentemente nei sogni di tantissime persone in giro per il mondo. E a un certo punto queste persone scoprono chi è Paul Matthews e lui diventa famoso, suo malgrado, senza aver fatto nulla. È Freddy Krueger rivisitato nel 2023. È un film che affronta le paure di quest'epoca. Negli anni 80 la paura poteva essere quella dell'uomo nero. Nell'epoca social le paure sono più complesse forse, più sofisticate, e hanno a che vedere con quello che viene mostrato in questo film, che mostra tanti aspetti della vita di oggi e che propone tanti spunti di riflessione. È un film che mi è piaciuto molto, io suggerisco di guardarlo, merita di essere visto. Ha qualche difetto, io credo che abbiano voluto mettere forse troppa carne sul fuoco, e infatti alcuni aspetti vengono accennati e non approfonditi a dovere, anche perché è un film abbastanza veloce, supera di poco l'ora e 40, noi ormai siamo abituati a film molto lunghi. Qualche cosa non è stata approfondita a dovere, c'è qualche passaggio che magari è un po' farraginoso, ma ci sono anche delle trovate geniali, c'è un modo di girare il film che ho trovato molto interessante, e poi c'è un Nicolas Cage in forma strepitosa, recita veramente ad alti livelli, secondo me è una delle sue migliori interpretazioni, un'interpretazione molto di corpo letteralmente, perché in questo film è molto più importante quello che lui fa col proprio corpo di quello che dice e perfino dell'espressione del suo volto. Riesce a rendere il suo personaggio nelle varie fasi della storia del film con il corpo, con i movimenti e con la dinamica dei movimenti. Il film ha una trama abbastanza semplice: quest'uomo Paul Matthews è un perfetto signor nessuno, un uomo qualunque, un uomo che è anche realizzato nel suo piccolo, perché ha famiglia, ha una moglie con cui ha un buon rapporto, si amano, ha due figlie, ha un buon lavoro, un professore universitario, vive in una bella casa, non gli manca nulla. Eppure un insoddisfatto. Come spesso succede, le persone desiderano soprattutto quello che non hanno. E lui desidera quello che non ha. Vorrebbe essere non solo un professore universitario, ma un ricercatore. Vorrebbe essere pubblicato sulle riviste scientifiche. È sempre stato il suo sogno. Questa cosa lo fa soffrire. E per tutto il film sarà il suo grande obiettivo. E all'inseguimento di questo obiettivo sacrifica un po' tutto. Perché all'inizio del film noi lo vediamo diventare famoso suo malgrado, e poi ha delle opportunità che non sfrutterà a dovere, perché lui non vuole sfruttare la fama per diventare ricco o per beneficiare coloro che stanno intorno a lui. Vuole sfruttare la fama per raggiungere il suo grande obiettivo. È un film sull'egoismo, perché questa persona alla fine è un grande egoista, pensa sempre al proprio desiderio, è la propria persona, e questo viene manifestato spesso durante il film. Perciò è un film che parla del narcisismo della nostra epoca, dell'egocentrismo, dell'incapacità di accontentarsi e di saper valutare quello che abbiamo davvero. E poi ci sono tanti riferimenti, ci sono passaggi in cui si parla della cancel culture, che in America sapete che è un tema molto sentito, c'è un dibattito. Parla dell'estremismo di destra, della destra radicale americana, ci sono dei passaggi, anche secondo me sono tre passaggi meno riusciti del film, perché sono degli accenni, non vengono portati fino in fondo, però serve per far inquadrare il nostro personaggio nella realtà di oggi. Ci sono dei passaggi dedicati al modo in cui
L'immagine che gli altri hanno di noi si stacca dalla nostra vera essenza. Noi possiamo controllare quello che gli altri pensano di noi fino a un certo punto, possiamo influenzarlo, ma non dipende solo da noi. Il modo in cui impattiamo sugli altri dipende prima di tutto da come gli altri ci vivono emotivamente. È per questo che c'è un riferimento alla cultura americana che adesso mette al centro il fatto che come ti comporti tu determina una sofferenza per me. E quindi anche se tu non avevi la volontà di ferirmi, non puoi farlo. È uno dei dibattiti della cultura americana. Poi c'è una trovata fondamentale, perché Nicolas Cage, che diventa il mattatore di questo film, è famoso negli Stati Uniti, soprattutto anche in Italia, ma negli Stati Uniti di più, perché è diventato uno dei soggetti preferiti dei meme. E quindi c'è un sottotesto, una lettura del film che si lega a questa presenza dei meme, perché lui è il re dei meme, e in questo film il suo personaggio diventa quasi come un meme, e quindi è anche un modo per esorcizzare Nicolas Cage e i meme, il suo rapporto con i meme. È una delle tante sottotrame che si possono leggere all'interno di questo film, quella dei meme, perché ci sono veramente delle scene degne di un meme e fanno riferimento a questa nostra cultura in cui abbiamo imparato a sganciare le persone dal loro contesto e a riqualificarle in un altro contesto. E questo riemerge continuamente durante il film. Insomma, è un film che affronta da un'angolatura molto particolare le tematiche del giorno d'oggi, ed è per questo che è interessante, perché è molto calato nella nostra realtà, è un film che fa riflettere e offre spunti di riflessione. Magari non è riuscito in tutto e per tutto, come detto, forse esagera, forse alcune cose andranno trattate più in profondità, ma ci sono tanti momenti divertenti, io non mi sono annoiato guardandolo, e ci sono degli aspetti che fanno riflettere, quindi è un film che io consiglio di vedere. Ora, vi avviso, inizio a parlare più profondamente del film e quindi farò spoiler serio, perciò se non avete visto il film non andate avanti a guardare il video da questo momento, perché adesso incominciamo a parlare delle scene del film in modo dettagliato. Meno 3, meno 2, meno 1, entriamo in area spoiler. Prima di tutto il film inizia con Paul Matthews, il protagonista Nicolas Cage, che vive con Jeanette, che è sua moglie, e con le figlie, e come detto ci viene presentato come un uomo che secondo me in realtà ha una vita che è molto bella, perché abita in una bella casa, economicamente non ha problemi, le figlie sì possono avere le piccole problematiche che hanno gli adolescenti, ma stanno bene e vogliono bene i genitori, al di là di qualche piccola problematica che poi andiamo ad affrontare. Il rapporto con sua moglie non va male, lei è innamorata, è gelosa perfino, fa il professore universitario, insegna biologia, teorie legate all'evoluzione, ed è quello per cui ha studiato, per cui si è preparato, e sicuramente un professore universitario avrà un bello stipendio, infatti abita in una bella casa, avrebbe tutto per essere felice, eppure non lo è, eppure gli manca qualcosa, gli manca questo fatto di non essere mai riuscito a diventare un ricercatore. Lui fin da quando era studente universitario ha iniziato a elaborare delle teorie e vorrebbe pubblicare, e ha questo libro che lui vuole scrivere in cui esporre la propria teoria, ed è insoddisfatto perché non è mai riuscito a pubblicare. E all'inizio del film lo vediamo mentre parla con la moglie, perché una sua collega, che è anche un'amica, una compagna dei vecchi tempi, di quando era all'università, di quando era inizio carriera, deve incontrarlo, perché lui sostanzialmente ritiene che lei stia per pubblicare degli articoli scientifici, quello che lui sogna di fare, ma che abbia rubato le sue idee. E fin da questo momento lo vediamo in un ruolo particolare, che è quello della vittima. Lui si sente vittima, lui ritiene che il mondo non gli stia dando la giusta attenzione, i giusti meriti, lui vale di più di quello che la vita gli sta offrendo, ritiene di valere di più. Però in realtà questo è uno degli aspetti del film, secondo me lui non vale di più, lui ha ottenuto esattamente quello che merita. Lui viene definito durante il film un perfetto signor nessuno, e lo è, perché è una persona che fondamentalmente non è una persona cattiva, ha anche dei valori morali, però è una persona mediocre, perché lui vorrebbe tanto fare il ricercatore scientifico, essere valorizzato come ricercatore, come una persona in grado di produrre teorie innovative nel suo campo. Ma lui non ha mai scritto il libro, lui parla molto ma non ha mai fatto quello che deve fare
scrivere il libro, scrivere gli articoli, non l'ha mai fatto, è tutto un discorso in potenza. Vorrei, ma non posso, vorrei, ma non ho fatto. E quando incontra la sua antica collega, lei, secondo lui, ha preso qualcosa delle sue teorie, e può anche essere vero che abbia ragione su questo, ma lei è andata avanti, ha costruito una teoria, potrà anche aver iniziato da uno spunto che ha fornito lui, ma lei ha fatto un po' un lavoro di costruzione su questo spunto, e lui invece non l'ha mai fatto. C'è un passaggio che lui non ha mai fatto, e senza quello diventa difficile arrivare a pensare di meritare un salto di qualità nella considerazione del mondo accademico e del mondo scientifico. Se vuoi pubblicare gli articoli, prima di tutto li devi scrivere. Lui non è mai arrivato a quel punto, rimanda costantemente, perché poi fondamentalmente probabilmente non ha abbastanza carattere per riuscire a proporre questa sua teoria. Noi lo vediamo incontrarsi con la sua antica collega, e lui era partito dicendo a sua moglie: lei mi chiederà scusa, lei sicuramente vorrà scusarsi. Quindi parte convinto che lei sia lì per dirgli: ho sbagliato, il merito è tuo. Ha questa arroganza, una forma di arroganza, per cui è convinto che il mondo giri intorno a lui e che lei sia lì per quello. E addirittura con sua moglie si mettono d'accordo: la registriamo, così sentirai le sue parole, il mio trionfo. E poi lui la registra davvero, che tra l'altro è una cosa non corretta, ma lei non ha nemmeno idea di fare una cosa del genere. Anzi, lui, di fronte al rifiuto da parte della sua antica collega di ammettere di aver utilizzato in qualche modo le sue ricerche, le chiede di essere citato nell'articolo fondamentalmente. Alla fine è lui che implora lei, dimostrando una forma di debolezza e di mediocrità. Se tu ritieni di aver subito un torto, devi reagire in un'altra maniera, devi far valere i tuoi diritti, minacciarla di denuncia. Invece lui si piega subito e si mette a piagnucolare, a questo atteggiamento di vittimismo che è costante nel suo personaggio. Il personaggio di Nicolas Cage è un personaggio che costantemente si sente vittima di una congiura ai suoi danni. Questa cosa riemerge anche quando incontra la sua vecchia fiamma, perché incontra la sua vecchia fidanzata, la quale lo vede a teatro, lo ferma e gli dice: ti ho sognato, dobbiamo vederci perché ti sogno continuamente. E lui sulle prime non è ancora stupito, perché ci può stare che una persona che hai conosciuto, una tua vecchia fidanzata, ti sogni, ma il suo primo pensiero è che lei sia ancora in qualche modo innamorata di lui, che lo voglia, che lo desideri. Ancora si sente più importante di quello che è, si sente più desiderabile di quello che è. In questo è corroborato dalla moglie, la quale si gelosisce, ma la gelosia della moglie è anche una cosa comprensibile, razionale. Un ex fidanzato incontra tuo marito mentre siete a teatro, lo ferma e gli parla insistentemente del fatto che l'ha sognato e che vuole incontrarlo da soli. E ci può stare che tu ti ingelosisca, ma in realtà la vecchia fiamma di Paul Matthews voleva solamente parlargli per un articolo, perché lei vuole scrivere un articolo in cui parlare di questa cosa, del fatto che lo ha sognato insistentemente. E quando lui scopre questa cosa, quando lei gli dice che è interessata solo a quello, lui tira fuori la gelosia di sua moglie, ma in realtà è lui che è curioso e quasi irritato vuole mettere sul piatto il fatto che lui pensava che avesse ancora un debole, e questa cosa lo lascia quasi offeso, perché si sente sminuito nella sua importanza. E lei dice: ma come ha fatto a pensare a una cosa del genere? Si mette praticamente a ridere. Il suo ego viene in qualche misura toccato da questa cosa. Ma lui è una persona che effettivamente è noiosa. È una persona intelligente, perché non si può dire che non sia intelligente. È una persona con dei valori morali, non si può dire che non abbia valori morali. Ma è noioso, tant'è vero che le sue figlie non hanno voglia di parlare con lui a tavola. Perché si annoiano, gli vogliono bene, ma si annoiano. Perché alla fine ti sa parlare a un umorismo che insomma è un po' stentato. Ti parla spesso di ciò che ha studiato, ma non a tutti interessa. E poi non sa stare veramente in mezzo alla gente, anche perché continua a parlare di se stesso, è una costante questa. Siamo all'inizio del film e ci sono dei segnali che cominciano a farci capire questa cosa del sogno. Il film, nella primissima scena, inizia con subito la presenza di Paul nei sogni degli altri, però all'inizio non viene capita subito questa cosa. Inizialmente è sua figlia che lo sogna, e questa è una cosa normale, che la figlia possa sognare il padre è normale. E tra l'altro la sua prima preoccupazione quando la figlia ha un sogno, che comunque può essere anche un pochino spaventoso, è sempre di pensare a se stesso, perché chiede: ma io non facevo niente nel sogno? Perché la costante di questi sogni è che tutti lo sognano, ma lui è sempre una figura che fa parte dello sfondo, ma che non fa nulla, assiste.
sembra perso nei fatti suoi, ha un ruolo passivo e questa cosa a lui non piace, perché lui vorrebbe essere protagonista, vuole stare al centro, però questa cosa della sua passività rispecchia quella che è la sua vita, una persona che è passiva nella propria vita, che non prende iniziative, che vorrebbe fare quell'articolo ma non lo scrive, che vorrebbe pubblicare quel libro ma non lo scrive. Quindi c'è da subito un collegamento diretto fra ciò che Paul nella vita e ciò che Paul fa nei sogni degli altri. All'inizio questa sua presenza nei sogni altrui desta qualche momento di ilarità, c'è qualche persona che comincia a vederlo in situazioni svariate, allievi, la persona che riceve al ristorante i clienti e gli dicono che lo hanno sognato, oppure gli dicono ci siamo già visti da qualche parte, si capisce che lo hanno sognato, ma al momento è ancora una cosa sotto traccia, è una cosa che non è ancora molto chiara, e nel frattempo noi conosciamo il personaggio di Paul. Poi arriva il momento della rivelazione, perché quando la sua vecchia fidanzata pubblica l'articolo dedicato al fatto di averlo sognato, mette anche il collegamento al suo profilo Facebook e le persone che leggono l'articolo possono risalire a lui e molti scoprono che lui è presente nei loro sogni e cominciano a scrivergli su Facebook. E noi scopriamo questo fatto della sua presenza in massa nei sogni altrui in due modi. Per quello che riguarda lui, scopre guardando il suo profilo Facebook che ci sono tanti messaggi di persone che gli dicono ti ho sognato. E poi c'è una cena di un collega, Richard, un accademico, che organizza sempre delle cene per accademici, un circolo ristretto, fa prestigio partecipare a queste cene. Paul vorrebbe a tutti i costi partecipare a queste cene, ma è perennemente escluso. È perennemente escluso perché è noioso. In una di queste cene, due delle persone presenti, due donne, una è la compagna di Richard, iniziano a parlare del fatto che stanno sognando un uomo strano, ma una, la compagna di Richard, sa benissimo chi è Paul, l'altra non lo sa, ma chiede di guardare, nel momento in cui si scambiano il racconto su questa esperienza, si scambiano anche la foto di Paul, perché l'altra ragazza chiede, l'altra donna chiede, fammi vedere la foto di quest'uomo, e rimane allibita vedendo che è lui. Questa è una delle caratteristiche del film, perché i momenti in cui noi scopriamo che Paul è presente nella vita degli altri ci vengono sempre mostrati più per la reazione che suscitano sugli altri, soprattutto nella vita di Paul. È una delle scelte narrative del film. Noi non vedremo mai le masse di persone che sognano Paul. Vediamo la reazione, l'impatto che questa cosa ha su di lui. Ci viene raccontato che impatto ha su di lui e sul suo circolo ristretto di amicizie e di persone che frequenta nella vita. È un modo di narrare che si concentra molto su ciò che accade a Paul e alle persone intorno a Paul. Nel momento in cui riscopre di essere presente nei sogni altrui, sviene praticamente, e questo perché è una persona debole e ci viene confermato ancora una volta. Ma nel momento in cui diventa un fatto pubblico la sua presenza nei sogni altrui, e Paul scopre che essere famosi può essere anche piacevole, almeno inizialmente, perché le persone parlano di lui, non l'avevano mai notato, e invece è al centro dell'attenzione. E almeno inizialmente lui è soddisfatto di questa cosa, ma subito, sempre con un modo di fare abbastanza egoistico, cerca di interpretare questo evento, che è inspiegabile, è il patto narrativo. Non è importante il motivo per cui compare nei sogni altrui, perché compare nei sogni altrui in realtà è solo la chiave per farci ragionare su quello che sarà il percorso di Paul attraverso i sogni altrui e fino alla comprensione di ciò che conta nella sua vita, ma poi ne parliamo. Paul, nel momento in cui scopre di avere questa chance di essere famoso, pensa di utilizzare questa chance per lanciare la sua carriera. Vuole utilizzarla per scrivere quel famoso libro dedicato alle sue teorie sull'evoluzione. Tra l'altro, che apro una parentesi, lui parla spesso delle teorie sull'evoluzione e fa riferimento alla storia della zebra, che per mimetizzarsi a il bianco e il nero come colori utilizzati per mimetizzarsi, spiega ai suoi allievi, e poi ritornerà a questa cosa nel film, che non è molto logico nella savana avere il bianco e il nero, ma non serve per mimetizzarsi nell'ambiente circostante, ma per mimetizzarsi nel branco. E questa è una metafora di Paul, che per tutta la vita si è mimetizzato nel branco, perché quando poi esci dal branco sei solo e devi prenderti le tue responsabilità, e se non sei all'altezza fai una brutta fine, i leoni ti sbranano, ed è quello che succederà a Paul. Anche se
Nel film, secondo me, questa metafora è accennata, la si capisce, ma non è riuscitissima. È uno dei punti deboli del film, secondo me. Paul, a questo punto, inizia il suo percorso nel mondo della fama e anche le persone intorno a lui inizialmente hanno un momento di soddisfazione. Le figlie diventano popolari a scuola perché il papà è diventato famoso. Sua moglie entra in un gruppo di lavoro importante che avrebbe voluto entrare e dalla quale era esclusa, con un certo Chris. E lui, il nostro Paul, rilascia interviste, si gode la fama. La moglie, che è una persona razionale e che per quanto possa anche lei avere sottovalutato magari certi aspetti di questa vicenda, ma è abbastanza razionale da dirgli vacci piano con le interviste perché non sai cosa può succedere, diventare famosi può essere un'arma a doppio taglio e non nella vita di tutti i giorni reale dei social. Pensate a quante persone hanno raggiunto la fama con i social ma poi hanno sbagliato nel dire o fare qualcosa e si sono rovinate. Ne abbiamo tanti esempi. Quindi diventare famosi con i social può avere molti vantaggi ma può essere anche svantaggioso. Ed è quello che avviene a Paul, perché Paul comincia ad avere delle problematiche. La prima problematica è che una delle persone che lo sogna, uno squilibrato, si introduce in casa sua di notte e lo minaccia, è con sua moglie, con le figlie, una situazione spaventosa dalla quale esce illeso perché alla fine è più uno squilibrato che un vero criminale, però è un bel trauma. E qui emerge sempre di più il carattere di Paul, perché la polizia il giorno dopo gli dice: questo signore è riuscito a entrare perché la porta era aperta, non ci sono sistemi di allarme, è una casa troppo facile entrare qua dentro, dovrebbe prendere delle precauzioni, e lui non lo accetta. Lui dice: io non devo prendere nessuna precauzione, vive come se fosse una violenza nei suoi confronti, quella che è una mossa di prudenza. Sei diventato famoso e la tua vita cambia. Una delle sue caratteristiche è la sua rigidità. Lui non riesce a cambiare, lui non riesce a evolvere, lui è fisso sulle sue idee e sui principi morali. Non è giusto che una persona in casa propria debba avere paura. Ok, ma se poi nella vita le situazioni ti propongono un problema, devi adattarti al problema. E lì incomincia a inclinarsi piano piano, è una cosa che un piano inclinato, molto piano, ma sua moglie comincia ad avere un'idea diversa dalla sua. Abbiamo poi un momento in cui entra in scena Michael Cera, che interpreta il personaggio di Trent, che è il responsabile di un'agenzia di comunicazione. Tra l'altro questa è una satira, una presa in giro dell'agenzia di comunicazione, che pur di vendere prodotti sono pronte a tutto, ma veramente pronte a tutto. E contatta Paul, e Paul è convinto di essere stato contattato per andare a vendere il suo libro. Lui vuole, pensa, adesso mi faranno scrivere il mio libro, lo vendiamo, approfittando del fatto che sono diventato famoso. Ed è il suo grande obiettivo. Lui pensa di poter sfruttare la fama per vendere un libro dedicato alla biologia e all'evoluzione. Idea balzana. Il responsabile dell'agenzia di comunicazione Trent e le sue collaboratrici hanno tutt'altre idee. Gli propongono una collaborazione con la Sprite, gli propongono di fare qualcosa con Obama, che potrebbe dire di averlo sognato. Ed è qui che emerge sempre di più il carattere di Paul. Immaginate di essere voi al posto suo. Avete una vita normale. Siete un perfetto signor nessuno, viene definito così a un certo punto del film, Paul. Diventate famosi, vostro malgrado, perché non avete fatto niente per meritarvi di essere famosi, perché comparite nei sogni degli altri e non fate assolutamente niente, siete una parte dello scenario, e vi viene proposta una pubblicità con la Sprite, e con ogni probabilità la Sprite pagherebbe bene, e sono soldi, e con i soldi puoi fare tante cose. Vi viene proposta una collaborazione con Obama, che può piacere o meno a livello politico, ma è stato un ex presidente degli Stati Uniti, ma voglio vedere chi rifiuterebbe. Invece lui rifiuta sdegnato, perché si sente sminuito nella sua qualità di accademico. Lui vuole pubblicare la sua ricerca, essere un ricercatore, essere apprezzato per quello che ha studiato, che è anche una cosa apprezzabile per certi versi, ma è una rigidità, è un essere fuori dal mondo. Quelli dell'agenzia fanno infatti anche fatica a capirlo. In quel momento c'è l'entrata in scena di un personaggio, Molly, una ragazza molto carina, che fin dal momento dell'incontro con Paul è imbarazzata, e si capisce subito che lei sogna Paul, ma non lo sogna come tutti gli altri, ma lo sogna in situazioni particolari, fa dei sogni erotici. Sulle prime Paul è un pochino sulle sue, un pochino anche imbarazzato, non vuole sbottonarsi su questa cosa neppure lui. Poi però iniziano a confrontarsi, perché Molly fa dei sogni che evidentemente le piacciono molto, e a un certo punto praticamente chiede a Paul di uscire con lei.
Non in modo proprio diretto, non glielo presenta come un appuntamento galante, ma è difficile pensare che non ci sia una volontà di questo tipo. Paul sulle prime non ha nessuna intenzione di farlo, ma poi sente sua moglie al telefono e sua moglie al telefono con Chris. Questo viene fatto passare quasi in secondo piano nella narrazione del film, ma secondo me è un elemento che invece incide nella scelta di Paul, perché poi si capisce dalle cose che dice al telefono che è subito ingelosito, è la sua forma di insicurezza, basta che sua moglie sia in presenza di un altro uomo e lui si sente già insicuro e un po' arrabbiato, allora quasi per fargliela pagare esce con Molly, anche se sulle prime secondo me non ha nessuna intenzione di tradire la moglie. Esce con Molly, vanno in un locale e noi vediamo quanto Paul sia veramente una persona mediocre nella capacità di relazionarsi con gli altri, egocentrica, egoriferita, perché sei un uomo di mezza età, non bello, perché Paul non è bello, sicuramente di buona cultura, esci con una ragazza giovane che non raggiunge i 30 anni, molto carina e che palesemente ha un interesse per te, e lui si mette a parlarle delle zebre, dell'evoluzione, della biologia, che sono argomenti affascinanti di cui io parlerei molto volentieri, ma non credo che sia quello che puoi scegliere come argomento per sedurre una donna in una situazione di quel tipo. E infatti Paul non ci sa fare neanche un po'. Però Molly è talmente presa dai suoi sogni dedicati a Paul che sostanzialmente ci vuole andare, perché lei spera che nella vita reale lui riesca a dare la soddisfazione che le danno i sogni. Il passaggio dei sogni di Molly che ci vengono raccontati è fondamentale per vedere come nei sogni e nella vita reale abbiamo Paul che ha un collegamento diretto. Quello che avviene nei sogni, il modo in cui si comporta come il personaggio di Paul nei sogni è collegato al modo in cui si comporta Paul nella vita reale, ma c'è una differenza. Molly infatti racconta il suo sogno erotico con Paul che è presente in casa sua, quasi entrato di nascosto, lei lo nota, è spaventata, lui si avvicina senza dire nulla, con passi sicuri e lenti, si siede a fianco di Molly e poi inizia un gioco erotico. Quando noi vediamo Nicolas Cage, io dico che ha recitato molto bene e molto utilizzando il corpo, in questa sequenza si vede in modo magistrale. Il modo in cui cammina, nel momento in cui recita la parte del sogno, della presenza nel sogno di Molly, ci trasmette sicurezza. Molly chiede a Paul, dopo averlo portato a casa propria, di ripetere la scena nella vita reale. E noi vediamo Nicolas Cage che fa le stesse cose, gli stessi movimenti, ma riesce a passare da una situazione di grande sicurezza a una situazione di impaccio. Lo vedi che è impacciato, anche perché il personaggio del sogno si muove lentamente ma con decisione. Quello reale, lo stesso personaggio Paul, ma nella vita reale si muove lentamente ma prendendosi delle pause. Queste pause segnalano proprio indecisione, non sa cosa fare, e alla fine lui si va a sedere a fianco di Molly ma non sa veramente cosa fare, è in difficoltà, non si sa muovere, ma lei è talmente determinata, si vuole proprio andare, che prende lei l'iniziativa. E qua c'è un momento in cui credo che ci abbiano regalato una delle scene più divertenti che ho visto, di persone imbarazzanti nei momenti intimi con un altro individuo, perché Paul con una bella ragazza che si sta muovendo per iniziare una nottata di sesso ha come prima reazione sgancia un peto, ma sgancia un peto fortissimo. Poi è talmente imbarazzato, quando fai una gaffa la cosa migliore non è cercare di mettersi la pezza continuando a parlarne, invece lui è già demolito, non sa gestire la situazione, ma lei è talmente determinata che va avanti lo stesso. Ma nel momento in cui fa per sdacciargli i pantaloni, nemmeno il tempo di sdacciargli i pantaloni, e lui è già venuto. Una cosa da record, è umiliato, sconfitto, scappa via. E lei ci viene mostrata un'espressione in cui non è neanche arrabbiata, secondo me, e non è neanche delusa, è sbalordita, non riesce neanche a capire quello che è successo, ma com'è possibile? E poi qua però ci viene mostrato in tutta la sua debolezza, lui è veramente un uomo ordinario, lui sogna di fare delle cose per cui lì ci vuole però personalità, e quella personalità lui non ce l'ha. E in questa scena di Molly si è visto chiaramente. Questa scena con Molly cambia tutto nel film, perché da questo momento il personaggio di Paul nei sogni degli altri inizia a comportarsi in modo diverso, è arrabbiato, è aggressivo e comincia a fare delle cose molto brutte. È come se la rabbia che Paul prova per l'umiliazione che ha subito, una rabbia che poi è più una forma di bruciante sconfitta, trova una sua sublimazione nel Paul dei sogni, scaricando rabbia verso gli altri, perché lui non si sente riconosciuto dagli altri per quello che merita, e allora inizia a massacrarli. Inizia a essere spaventoso anche per sua figlia, che si spaventa tantissimo perché nel sogno vede suo padre che l'aggredisce, in sostanza. E tantissime persone in tutto il mondo si sentono
minacciate nei propri sogni, perché lui inizia a uccidere in modo seriale. E qui entra in scena Ari Aster, il produttore del film, che è il regista di Hereditary e di Midsommar, che è uno dei uomini che si è più distinto nel mondo dell'horror negli ultimi anni, un regista che ama indulgere nel mostrarci un po' di splatter, ma anche degli horror gelidi, perché ti fa vedere proprio scene di morte in modo gelido. È questo che mi piace di Aster, come se fosse la cosa più banale che può succedere. E nelle scene in cui Paul nei sogni uccide gli altri, è esattamente così. Tanto il regista Christopher Burgley ha dichiarato che per realizzare le scene degli incubi ha utilizzato incubi avuti da membri della crew, dello staff che ha girato il film, propri incubi. E c'è una scena in cui ci sono due alligatori che minacciano una ragazza, e io in un'intervista ho letto che lui dice che gli alligatori erano veri. Io francamente spero di no. Onestamente non accetterei per nessuna cifra di girare una scena con degli alligatori liberi nella stanza, anche se c'è il domatore, chiamiamolo. Fate voi, io passo. Però pare che sia stata realizzata con alligatori veri. Coraggiosa l'attrice che interpreta quella parte. Questa cosa cambia completamente l'impatto che ha sugli altri Paul, perché fino adesso Paul è stato vissuto dagli altri come un fenomeno strano, forse anche vagamente inquietante, ma anche giocoso, anche buffo, un fenomeno inspiegabile che gli ha dato una fama immeritata, ma non una minaccia. Ma da questo momento le altre persone cominciano a essere a disagio con lui, iniziano a percepirlo come una minaccia, come uno che sarebbe capace di fare le cose che nei sogni fa. Questa cosa è sbagliata, perché lui in realtà nella vita reale non fa niente del genere, è nei sogni che accade tutto questo, non è nel suo controllo, lui non fa nulla. Ma le persone sono impattate da quello che facciamo e da quello che percepiscono di noi, anche al di là di quello che noi vogliamo e di quello che decidiamo di fare. Questo è un dato reale. Ovviamente nella vita reale noi non compariamo nei sogni degli altri, ma le persone si fanno un'opinione di noi, che spesso è anche piena di pregiudizi, in base al modo in cui impattiamo su di loro, e non c'è niente da fare, è così. E Paul, di fronte a questo cambio dell'impatto che ha sugli altri, non riesce a reagire nel modo giusto, perché gli altri incominciano a evitarlo. Gli studenti non si presentano più alle sue lezioni, hanno paura di lui, ne parlare anche con sua figlia che si è spaventata. Non lo vogliono, non lo vogliono con loro, perché hanno paura di lui, perché gli evoca ricordi negativi, perché è diventato un incubo, non più un sogno. E lui, invece che cercare di capire la problematica degli altri e cercare di far capire agli altri che lui non è a colpa, ma essere empatico, rimane rigido e si rifugia sempre nell'autoreferenzialità. Inizia a comportarsi come uno che subisce un'ingiustizia e non accetta di deviare da questa linea. Inizia ad avere delle conseguenze, perché se gli allievi non si presentano a lezione con l'università, ci sono dei problemi, diventa veramente problematico. I sogni di gloria con l'agenzia di comunicazione spariscono subito, perché non può più neanche pensare di fare la pubblicità e altre cose del genere. Soprattutto le persone intorno a lui cominciano ad avere conseguenze, perché anche le figlie, non sei più la figlia di un personaggio piacevole, sei la figlia di uno che sta negli incubi delle altre persone, non ti vogliono frequentare. Sua moglie viene esclusa dal gruppo di lavoro di Chris. Quindi le persone intorno a lui, le persone che lui ama, hanno delle conseguenze negative. Dovrebbe pensare a questo e mettere al centro l'esigenza di queste persone, ma lui non lo fa, lui continua a pensare a se stesso. E in questa situazione in cui c'è un crescendo di comportamenti negativi nei suoi confronti, lui si rifugia sempre di più nell'autoreferenzialità, e ci sono delle scene in cui subisce anche delle ingiustizie. Gli studenti a un certo punto gli dipingono l'automobile con la scritta loser, perdente, che poi è quello che è nella vita, perché lui fondamentalmente è un perdente, è un mediocre. Poi ci sono delle conseguenze, perché il lavoro viene sospeso, e a un certo punto gli viene anche vietato di andare alla recita di sua figlia, perché gli altri genitori, gli altri bambini non gradirebbero la sua presenza. Chiaramente è un'ingiustizia, ma pur essendo un'ingiustizia, lui dovrebbe capire anche la situazione degli altri e anteporre l'esigenza poi di sua figlia, che vuole avere la sua recita in modo normale. Ma lui fa sempre fatica, mette sempre al centro se stesso. Poi succede che in un ristorante, in uno di questi locali molto americani dove vai a mangiare qualcosa, i clienti gli chiedono di andare via. Lui non ha fatto niente, avrebbe ragione a livello razionale, ma c'è l'emotività. Lui non se ne vuole andare e finisce che una persona lo aggredisce. E di fronte a tutte queste vicende, sua moglie gli dà un consiglio, che è il consiglio giusto secondo me. Anche se tu non hai colpa, scusati, fai vedere che sei sensibile al fatto che gli altri soffrono la tua presenza.
E lui all'inizio non vuole assolutamente saperne, ma poi cede e registra un messaggio di scuse. Ma questo messaggio di scuse è un messaggio totalmente egoistico, perché non parla quasi per nulla del problema che vivono gli altri, e lo registra solo dopo aver sognato egli stesso, in un sogno, in un incubo, lui sogna di essere aggredito da una persona che all'inizio non riesce a riconoscere bene, ma che alla fine non è altro che se stesso. E tra l'altro questo ha un significato, secondo me esprime anche una forma di rabbia che lui ha verso se stesso. E solo di fronte a questa cosa lui accetta di registrare il messaggio di scusa, ma lo interpreta nel senso del io non ho fatto queste cose, io non mi merito questo, io sono una vittima. E infatti sua moglie gli dice: era un messaggio di scuse falso ed egoista. Lui continua a mettere al centro se stesso, non ha pensato che le sue azioni hanno conseguenze anche su sua moglie, sulle sue figlie. E alla fine la situazione esplode, perché lui va sempre più in difficoltà anche con sua moglie, non riesce più ad avere un rapporto sereno in famiglia. Tra l'altro viene anche invitato da Richard, le famose cene da cui era sempre stato escluso, ma Richard lo invita per una cena in cui sono solo in quattro, Richard, la sua compagna e i due, Paul e Jeanette. E nel momento in cui è ospite, ancora una volta lui non riesce a capire perché è stato invitato, perché la compagna di Richard, Carlotta, ha avuto gli stessi incubi, ha sognato che lui l'avrebbe uccisa, e a un certo punto viene mandato via in malo modo, e anche lì lui non accetta il fatto che le persone sono impattate da questi sogni. Quello era all'inizio del film, all'inizio ha cercato di approfittarsene, e c'è il lato positivo e c'è il lato negativo. Alla fine lui non riesce a resistere e si presenta lo stesso sul luogo della recita della figlia, senza volere finisce col far male a una dirigente scolastica che sta cercando di fermarlo, e quindi diventa anche la vita reale quello che fa male agli altri, e quindi la situazione esplode definitivamente, viene atterrato e per tutti diventa il cattivo. In questa sua discesa agli inferi c'è un passaggio che è fondamentale anche per capire il film a livello di quella che è la rappresentazione che è stata scelta da Burger, il regista, perché Cage, il personaggio di Cage, Paul Matthews, viene ospitato da un suo dirigente, un suo superiore al lavoro, che gli dà, siccome non può più stare in casa, ma non lo vogliono più, viene ospitato, ma deve andare nel seminterrato perché la moglie non gradisce la presenza in casa di Paul. E nel seminterrato c'è una luce e lui prova a spegnerla perché vorrebbe dormire, ma non ci riesce. E questo è un riferimento a un elemento importante, perché nei sogni, se noi proviamo a spegnere la luce, non ci riusciamo. E questo è un gioco che il regista ha attuato, perché questo film è una narrazione reale, seppur con elementi fantastici, ma è anche un sogno, e noi lo vediamo in tanti aspetti. Per esempio il modo in cui è girato, perché ci sono tante inquadrature che cambiano continuamente. È come se fosse girato come se vedessimo con i nostri occhi. Nella vita reale noi non abbiamo un'inquadratura fissa, continuiamo a guardare luoghi diversi, a cambiare sguardo in base alla situazione, molto rapidamente di solito, rispetto a quella che è la dinamica di un film. Ecco, il film è girato nella stessa maniera, si cambia continuamente inquadratura perché vuole rappresentarlo come se noi stessimo assistendo a queste scene davanti a noi. Però queste scene spesso sono o rallentate o con una luce autunnale anche un po' falsa, con dei passaggi in cui i movimenti di Paul così rallentati ci li disegnano letteralmente come dei sogni. È un po' come se stessimo sognando a occhi aperti, è un po' un sogno lucido, siamo a metà tra sogno e realtà, anche perché tutto quello che avviene è a metà tra sogno e realtà. E anche questo film racconta fatti che sono un sogno, il cinema è una fabbrica di sogni, ma sono anche la realtà che noi viviamo tutti i giorni. E questa scena della luce che non si spegne è molto legata a questo aspetto. Alla fine il nostro Paul si ritrova con la vita distrutta, perde Jeanette, perché noi lo vediamo alla recita, è andata a vedere la recita con Chris, e ormai si è capito che con Chris pian pianino è cresciuto un nuovo amore, ed è cresciuto perché l'ha persa lui, perché all'inizio del film lei era innamorata di lui, ma ha fatto di tutto per allontanarla, perché non ha mai dato importanza ai suoi sentimenti. E questo non va bene, devi sempre dare importanza agli altri, così come con le figlie, ha avuto dei problemi perché non ha dato importanza ai loro sentimenti. Lui non dà importanza se non a se stesso, è troppo egoista, è il narciso dell'epoca social, nella vita reale di tutti i giorni. Alla fine del film lui si ritrova da solo a dover iniziare una nuova vita,
e riesci finalmente a capire, finalmente alla fine del film, dopo aver attraversato questo percorso di dolore, dopo essere andato anche in Francia, perché l'agenzia di comunicazione ha trovato l'unico ingaggio che può trovargli in Francia, dove finalmente ha pubblicato il suo libro, che però diventa una riedizione degli incubi di Freddy Krueger, perché praticamente il libro non è più un libro scientifico, ma un libro dedicato al fatto che lui per l'appunto è un incubo per gli altri, e quindi sarò nei tuoi incubi. E tra l'altro gli fanno indossare come campagna pubblicitaria anche il guanto che ricorda Freddy Krueger, quindi è un omaggio diretto a Nightmare. Infatti questo potremmo definirlo questo film da sogno a incubo. Si parte con una dimensione onirica e si finisce con quella dell'incubo, ma alla fine di tutto questo percorso Paul ha finalmente capito che cosa conta davvero e sono le persone che ama, e alla fine del film lui vorrebbe recuperare sua moglie e approfitta del fatto che è stato inventato un nuovo sistema partendo proprio dalla sua esperienza, che poi improvvisamente è finita perché lui non compare più nei sogni degli altri, non si capisce bene perché, ma qualcuno partendo da quell'esperienza ha elaborato un meccanismo, uno strumento che ti permette di entrare nei sogni altrui e che viene venduto per essere utilizzato anche dagli influencer per entrare nei sogni degli altri e vendere dei prodotti. E quando però che tra l'altro è una prospettiva da incubo, ma che non è così realistica, magari prima o poi succederà anche questo, ma la pubblicità è pervasiva ovunque, ci manca solo che entri nei nostri sogni. Ebbene, il nostro Paul acquisisce questo strumento, ma il motivo per cui l'acquisisce è che vuole entrare nei sogni di sua moglie, che non può più vedere se no, e si presenta nel sogno di sua moglie realizzando un desiderio erotico che lei aveva raccontato all'inizio del film, ed è molto particolare, cioè lui si deve vestire come David Byrne in un famoso video dei Talking Heads degli anni 80, è una scelta un po' curiosa come film, come riferimento, perché era un film musicale, quello dei Talking Heads, e lui si presenta vestito in quello strano modo per realizzare il sogno erotico di sua moglie e cerca di rilacciare il rapporto con sua moglie, ma ormai può rilacciarlo solo in sogno, non nella realtà, è troppo tardi, e lui ha capito che quello che conta è sua moglie, quello che conta è la sua famiglia, quello che conta non è pubblicare su una rivista, ma che stiano bene le persone a cui vuole bene. L'ha capito troppo tardi. Quindi questo è anche un percorso di formazione. E il personaggio di Paul cresce, ma cresce nel dolore e dopo aver perso tutto. È un film questo che ci pone tante domande sulla società dei social, sulla fama, sul modo di gestirla, e ci sono vicende anche italiane che potrebbero benissimo avere un collegamento in qualche modo con questo film, non faccio nomi ma potete immaginarle, di personaggi famosi sui social che non sempre hanno saputo gestire la propria fama. Tra l'altro c'è un aspetto che va sottolineato: Nicolas Cage in America, negli Stati Uniti, è diventato famoso come l'uomo dei meme, molto più che in Italia. Lui è stato utilizzato come base meme talmente tanto che ci sono dei giovani americani che non lo conoscono come attore, ma sanno benissimo chi è perché lo vedono sui meme. Io ho letto delle interviste nel prepararmi per questo video di Nicolas Cage che spiega che ha dovuto venire a patti con questa cosa, perché la sua immagine si è staccata da lui nella vita reale, come succede a Paul nel film, e devi in qualche modo trovare un'intesa. E se ci pensate, i personaggi che finiscono sui meme, provate a immaginare quel ingegnere, credo che sia pakistano, che fa l'espressione neanche arrabbiata, corrucciata, perché in realtà è accaduto in una partita di cricket, mi sembra, in cui si è arrabbiato per quello che è accaduto a livello sportivo, ma viene già utilizzato sui meme per manifestare quando qualcosa ti delude, qualcosa ti fa arrabbiare. Provate a pensare quando vai in ufficio, quando viene riconosciuto per strada, le persone si fanno un'idea di lui sulla base di una foto che lui non ha neanche voluto scattare, magari del tutto involontario questo accostamento, ma ha un impatto sulla sua vita. Questa è un'estremizzazione, quella del mondo dei meme, ma nella vita è sempre successo che la nostra immagine funziona anche in base non a quello che facciamo, ma a quello che gli altri percepiscono di noi. Però il trucco è non pensare di poter controllare tutto, ma cercare di influenzare questa cosa e soprattutto essere empatici per cercare di far capire agli altri che tieni in considerazione le loro esigenze, perché gli altri possono essere anche ingiusti, ma se tu ti chiudi a riccio come ha fatto Paul, le cose possono solo andare male. È un film in definitiva che io consiglio di vedere, che ha tanti aspetti interessanti, è un film molto attuale, ma è un film molto divertente in certi passaggi e ha degli aspetti, ve l'ho detto, che non mi convincono fino in fondo, alcuni argomenti che non sono stati trattati fino in fondo, come quello delle due lati della cultura americana, la cancel culture da un lato e la destra radicale americana, che sono due culture che
tendono a interpretare la tua immagine staccandola da quella che è la realtà, e per questo vengono citate, ma non viene approfondita la cosa, però finché merita di essere visto. Poi Nicolas Cage veramente molto bravo, mi è piaciuta anche la regia di Burnley. Aster è sempre geniale nelle sue trovate, perché ha avuto un impatto anche su questo film, e quindi sì, vale la pena di vederlo, almeno nella mia opinione è così. E non provate mai a sedurre qualcuno utilizzando le tecniche che ha utilizzato Paul Matthews nel film, perché è un disastro. Credo di avervi detto tutto, e quindi appuntamento al prossimo video.